intanto ho già scritto ufficialmente al Presidente di Provincia alcuni giorni fa, sia al Presidente della Regione che al Presidente del Governo che alle banche, perché è indispensabile in tempi brevissimi, siamo già in ritardo, programmare una ripartenza. Una ripartenza sia per le imprese ma anche per i piccoli grandi commercianti, che sono l'anima delle nostre comunità. Dobbiamo quindi pensare, a seconda delle varie competenze, di dare liquidità appunto ai commercianti e alle imprese, di aiutarli con fondi perduti, e poi come comune io ho già deliberato appunto la possibilità di appunto mettere fuori tavolini, quindi riuscire ad ampliarsi per permettere appunto di venire incontro alle direttive giuste, di mantenere le distanze, quindi di permettendo in questo modo di aiutare le attività ad avere più posti senza far pagare la cosa. Quindi sarà annullata la cosa per tutto il 2020, ve l'ha data la possibilità di ampliarsi molto di più. L'unico vincolo sarà quello della sicurezza stradale. Ho convocato un incontro oggi con le associazioni di categoria proprio per spiegare le disponibilità, le aperture che il Comune ha già dato, e per cominciare subito a lavorare con tutti coloro che saranno interessati appunto a ripartire in maniera diversa ma il primo possibile. Inoltre ho scritto al lato perché se Toscana e la Regione si mettano a tavolino e venga rivalutato, abbassato, ci sia quindi una sostanziale riduzione della Tari per le imprese e per i commercianti che hanno dovuto subire uno stop imposto giustamente per i motivi di tutela della salute di tutti noi, ma che inevitabilmente c'è stata una riduzione forte dei rifiuti, e quindi il gestore deve pensare ad una riduzione della Tari che il Comune devolverà tutto a favore appunto dei commercianti e delle imprese. Quindi dobbiamo prendere tutte le misure per permettere ai nostri negozianti, alle nostre imprese di ripartire al meglio, perché sono l'anima della nostra comunità, sono loro che danno posti di lavoro, quindi se non ripartiamo subito e adesso si rischia che il danno economico sia maggiore di quello sociale e sanitario.